Hi, this is Bob Sorrentino from Italian Roots and Genealogy, and I am here today with a very special guest, Nicola Mastronardi, who is an expert on the Samnite people. And also here is Letizia Sinisi from Italy Rooting, who's going to help translate. Hi. Hello. So thank you both for being here. I appreciate it. Thanks to you, Bob, for the invitation. Grazie per l'invito. Thank you. Per chi ascolta in italiano, la prima domanda viene posta e riposta in inglese. Nicola spiega che la sua famiglia è molisana e abruzze da oltre 500 anni ed è per questo che ha iniziato la sua ricerca. Dopodiché tutte le domande e le risposte sono in italiano. Are two region sisters in the center of Apennine, of Italian Apennines. Io penso di sì. Io penso che, lo dico con molta sincerità, credo che la mia nascita e i miei due genitori non siano stati un caso. Già mio padre mi portava nei luoghi della archeologia sannita quando io ero piccolo. Mio padre era maestro, insegnante, portava i suoi alunni a Pietra Abbondante. Io vedo la fotografia dietro di te, Bob. Portava i suoi alunni e anche me nel sito, per esempio, nel sito principale dei Sanniti, sito archeologico. Mio padre amava molto la sua terra, la nostra terra, e ha trasmesso a me l'amore per questi luoghi. Per un puro caso, probabilmente è un caso, ma io ritengo che non sia un caso, mia madre è nata invece nella regione dei Marsi, cioè mio padre nella regione dei Sanniti e mia madre nella regione dei Marsi, cioè l'Abruzzo, che è l'altro popolo che ha fatto nascere Italia, il più grande popolo, i due più grandi popoli guerrieri prima di Roma e contro Roma. Per ultimo, i miei nonni e i miei antenati da 500 anni abitano in una campagna sotto le grandi pietre di Pietra Abbondante, la capitale religiosa dei Sanniti, e io ho deciso di abitare dove i miei nonni avevano la casa di campagna, la loro casa, erano contadini. E quindi la mia gente, la mia famiglia è qui da 500 anni che guarda dal basso le grandi morge di Pietra Abbondante, che è la capitale religiosa dei Sanniti. Forse era un destino alla fine. But what would you say to Italian Americans who don't understand the history of the real Italy? Ma io penso che anche gli italiani non conoscono bene la storia profonda di Italia, che è nata su queste montagne. In Italia noi studiamo la storia di Roma. Sembra quasi che l'Italia sia nata con Romolo e Remo, con la storia di Roma, con la nascita di Roma. In realtà, prima di Roma e anche contro Roma c'era l'Italia, che noi non studiamo bene qui da noi. Per conoscere l'Italia di oggi e per capire anche meglio la nascita di Roma e dell'impero romano, bisogna conoscere l'altra Italia, che non era Roma, che non era il Lazio. La varietà dell'Italia di prima di Roma è straordinaria. C'erano 12 popoli che parlavano 12 lingue diverse, e da qui la ricchezza anche dell'Italia di oggi. Questa è l'Italia del 500 avanti Cristo, è l'Italia culturale. Le lingue che si parlavano in Italia nel 500 avanti Cristo, Roma esisteva già, ma era solo una piccola città nel Lazio, quella macchia gialla. Noi studiamo in questo periodo dell'Italia, in Italia ma anche nel mondo, si studia solo la storia di questa piccola città in questi secoli. Invece per diversi secoli noi conosciamo poco cosa è successo tra tutti questi popoli, ma principalmente non conosciamo bene quali sono questi popoli. Provo a spiegarlo velocemente. Allora, al nord c'erano
i popoli celti, i Galli del nord Europa che entravano in Italia in quel momento. I Liguri, i Veneti sono altri due popoli di altra natura e altre lingue. Gli Etruschi, straordinario popolo della Toscana, dell'Emilia-Romagna, dell'Alto Lazio. Vai. Now, let's try and describe these different peoples. For example, when we go al sud dell'Italia abbiamo la fascia azzurra, che sono i greci, le colonie greche, che erano ricche più della Grecia, della loro patria. E questa, la Puglia aveva tre popoli diversi, Dauni, Peuceti, Messapi. Se andate in Puglia oggi, avete tre lingue dialettali, a nord, al centro e al sud. Questa è la ricchezza dell'Italia di oggi ancora, perché noi parliamo tante lingue, abbiamo tanti tipi di pasta, abbiamo tanti tipi di formaggi, 400 tipi di formaggi, perché l'Italia nel Mediterraneo era in un posto climaticamente straordinario, ha una geografia con una biodiversità straordinaria, la più grande nazione da questo punto di vista nel mondo della biodiversità. Quindi tutti i popoli in antichità volevano abitare in Italia. Anche oggi noi non abbiamo una cultura italiana, ma tante culture italiane. Ora concludo la risposta. Allora, abbiamo tante culture italiane. Ok, ma la popolazione più importante in assoluto nel 500 avanti Cristo, prima che Roma uscisse dai suoi confini, sono gli italici. Guardate tutta la penisola. Questo in verde parlavano la lingua osca, o meglio, la lingua, chiamiamola italica. Italica, gli Umbri, i Sabini e i Sanniti erano la più grande tra questi popoli. Non era uno stato unico, ma un'unica cultura, linguisticamente, religiosamente cioè come cultura, insomma. Anche la Sicilia, come la Sardegna, prima di Roma, prima dell'invasione romana, aveva i Siculi, popolazione italica, i Sicani e gli Elimi, tre lingue diverse, tre origini diverse. Per questo il dialetto di Catania non è lo stesso dialetto di Palermo. Allora, visto che i Sanniti occupavano un'area geograficamente molto più ampia di quella in cui era Roma, come mai Roma è diventata così potente? Perché noi non eravamo un unico popolo. E quindi Roma era un'unica nazione. Possiamo vedere questa cartina dello stesso periodo. Allora, gli italici sono divisi. Avevano l'unica lingua, un'unica religione, un'unica cultura, quel territorio verde che abbiamo visto prima, ma erano divisi in piccole nazioni, gli Umbri, i Piceni, i Vestini, come le province di oggi. I Sanniti avevano un grande territorio, divisi anche loro in piccole tribù, Caudini, Irpini, Frentani, Caricini. Roma aveva una disposizione statale centralizzata, mentre noi eravamo divisi. Ecco. Quando noi, i ragazzi che sono diventati Sanniti, dalla Sabina, diciamo 800 anni prima di Cristo, hanno fatto una migrazione, sono andati a conquistare le terre dell'attuale Molise, va bene? Non hanno conquistato territori per la madrepatria, ma hanno, che avevano una cultura diversa da Roma, hanno fondato una piccola nazione, così tutti gli altri. Invece Roma, quando conquistava i territori per sé e accentrava tutto. Quanto tempo ci è voluto per Roma, per la conquista dei Sanniti? Allora, sappiamo che Roma è nata nell'ottavo secolo, a metà dell'ottavo secolo avanti Cristo. Prima di quattro secoli, anzi quasi cinque secoli,
Dunque, dall'VIII secolo al IV secolo. Allora, Roma è nata nell'VIII secolo a.C. Prima di quattro secoli non aveva nessuna influenza nella Italia della penisola, abbiamo visto prima. Nel IV secolo a.C. fu chiamata da alcuni popoli in aiuto contro i Sanniti che si espandevano. E siamo nel 350 a.C. Da quel momento si sono scontrati i Romani e i Sanniti e per quasi un secolo, quasi quattro grandi guerre per poter prevalere Roma ha dovuto impiegare. Un secolo e quattro grandi guerre. Ma non era finita qui, perché poi dopo 200 anni i Sanniti ripresero le armi e fondarono Italia. Ma questo ne parliamo dopo. Italy was born. Roma li considerava romani una volta conquistati oppure loro comunque mantennero le tradizioni, cioè si mantenne quella diversità, quel distacco? Allora, dopo le guerre sannitiche e quindi dopo 100 anni che abbiamo appena detto, siamo nella metà del terzo secolo avanti Cristo. I sanniti rimasero sanniti per due secoli ancora. Avevano la propria religione, la propria scrittura, la propria lingua. Certo, i nobili imparavano a parlare latino, ma lo Stato sannita continuava a usare la propria lingua, ripeto, la propria religione, i propri santuari, come pietra abbondante, per ancora due secoli. E poi una cosa importante, dopo le grandi guerre sannitiche che abbiamo detto, tutti i popoli italici, non solo i Sanniti, divennero soci di Roma, alleati forzati di Roma. Quando Roma chiamava, non solo dovettero cedere dei territori, non solo dovevano dare dei tributi a Roma, ma quando Roma chiamava, dovevano cedere soldati. E anche contro Annibale, molti popoli italici rimasero alleati di Roma, forzatamente alleati di Roma. Ma qualche popolo italico prese le parti di poco meno, i Sanniti divennero soci di Roma, soci, alleati forzati di Roma. I Sanniti avevano un'idea di unificare l'Italia, nonostante certamente, le diversità? Certamente, perché proprio per essere più forti contro Roma. E questo accadde alla fine della loro storia, dal 91 avanti Cristo. Italia. Questo accadde dopo quasi 200 anni di condizione di alleati, no? Soci. Dopo 200 anni loro volevano, una parte degli italici voleva la cittadinanza romana, i Marsi e altri popoli che già parlavano latino nel 91 avanti Cristo. Una parte dei popoli italici, come i Sanniti, non aveva mai accettato la supremazia di Roma. E quindi si unirono nella confederazione che, se volete, posso spiegare. Roma non voleva concedere la cittadinanza ai Marsi e agli altri popoli che la chiedevano e li ha umiliati. Fino a umiliarli, fino a cacciarli da Roma, i nobili, fino a... insomma, ci furono una serie di leggi che hanno umiliato e non volevano i romani conservatori l'integrazione di questi popoli italici e non volevano farli partecipare al Senato, al potere. Quindi non accettarono le richieste degli italici, e i Marsi in testa, di diventare cittadini romani. I Sanniti non avevano mai accettato la supremazia di Roma e volevano tornare ad essere indipendenti. Volevano di nuovo la propria libertà del proprio Stato, un nuovo rapporto dignitoso alla pari con Roma, perché ormai erano diventati la maggior parte dell'esercito romano, erano loro, i Sanniti e gli Italici. Loro si sentirono forti. Guardate cosa è successo.
Gavio Papio Mutilo, il protagonista del mio primo romanzo, è qui scritto qui in lingua sannita in una moneta del 91 avanti Cristo. Gavio Papio Mutilo, Embrator. Allora, perché creò questa? Perché ebbe l'idea di unire alcuni popoli italici per conquistare una nuova libertà. È una nuova indipendenza da Roma. E questi sono due popoli, due comandanti, che giurano sul maialino sacro, giurano una alleanza. Era, in effetti è la stessa moneta, una faccia e l'altra. Ora questa moneta ci spiega tutto. Gavio Papio Mutil, crea un'alleanza di quattro popoli italici, Sanniti, Lucani, forse, probabilmente Irpini, quattro popoli italici che giurano un'alleanza per giuramento e creano una cosa che è scritta qui in osco, Viteliu, una confederazione di quattro popoli che si chiamò Italia, 91 avanti Cristo, in latino tradotto Italia. Questo è il toro italico, guarda le intenzioni, che intenzioni avevano i Sanniti e Gavio Papio Mutilo. Questo è il toro italico, sempre nel 91 avanti Cristo, che uccide la lupa di Roma, perché Roma non voleva riconoscere libertà e indipendenza ai popoli italici. E li aveva umiliati. E li aveva umiliati nonostante loro avevano conquistato l'impero per Roma. Guardate che succede dopo un po'. Sei popoli giurano sul maialino sacro, creano una confederazione che addirittura si chiama in latino Italia, perché entrano anche i Marsi e, non avendo avuto la cittadinanza romana, si uniscono ai Sanniti e fanno sei popoli che creano Italia. Questa è la prima moneta della storia con il nostro nome nazionale. Questi sono otto popoli che si uniscono e cioè, nella Confederazione Italia, e qui c'è il nome del loro comandante insieme a Gavio Papio Mutilo, Sannita. Ecco quinto, Pompedio Silone Marso, che prese il comando degli eserciti italici contro Roma insieme a Gavio Papio Mutilo. Quindi vedi, la confederazione è cresciuta, sono diventati otto popoli, c'è la parola Italia e due comandanti, quinto Pompedio Silone dei Marsi e Gavio Papio Mutilo dei Sanniti. Ecco la moneta più bella. Ecco com'è nata Italia, contro Roma purtroppo. Anche se poi si unirà a Roma. Poi la storia, bisogna leggere i romanzi per vedere com'è finita. Alla fine di questa nostra chiacchierata vi mostrerò com'è finita la storia fra Italia e Roma. You know, one of the other things that I just have to ask, because allora, quando Bob ha visitato l'anfiteatro, lui si è seduto sugli sedili di pietra, che sono stati il sedile più comodo che lui abbia mai provato. Quindi questo gli ha fatto pensare che i Sanniti fossero fortemente avanti, innovatori. È così, perché grazie al loro contatto con la Grecia, molti secoli prima di Roma, il loro contatto con la Grecia un apprendimento della cultura architettonica sia degli Etruschi sia dei Greci, molto avanzata, molto più avanzata che a Roma. Anzi, probabilmente, come dice il professor Adriano La Regina, la cultura greca è transitata dagli italici a Roma. Sono stati un mezzo per portare a Roma la cultura, per esempio, della filosofia, del teatro e dell'architettura greca. Etruschi. Sì, ho capito. Ed ecco dove si è seduto Bob, nel Senato dei Sanniti. Yes, and it, you know, it was. È stato come una esperienza religiosa. It was almost like a religious experience to be at that sanctuario. È un santuario importantissimo per gli italici. Ed è un posto magico, in cui ancora si sentono le vibrazioni e il dolore della fine della storia dei Sanniti. Qui c'è la risposta del perché io ho cominciato a raccontare questa storia, perché ogni volta che mio padre mi portava lì, io sentivo vibrazioni, e ancora ora, in questo momento, io ho la pelle d'oca,
quando parlo di questo, perché lì loro vogliono essere ricordati, perché Silla, possiamo, quando finiremo racconterò la fine, volle la loro distruzione totale, la loro scomparsa dalla storia, ma oggi è giunto il tempo che loro siano ricordati per quanto hanno costruito, per la lotta della loro libertà e per come è finita la loro tragedia, la loro storia in maniera tragica, insomma. La giustizia della memoria. Ci puoi raccontare qualcosa dei tuoi libri sui Sanniti? Sì, bene. Grazie. Il mio primo libro, Vitellio, è il nome osco di Italia. Io l'ho scritto perché sentivo molto forte la responsabilità di raccontare una storia non raccontata mai dalla parte dei Sanniti. È una storia tragica, dolorosa, certo, ma anche molto bella, gloriosa, epica. Che è strano che nessun autore abbia mai pensato di scrivere in un libro o anche in un film. È una storia epica, bellissima, tutta la storia dei Sanniti e dello scontro titanico con Roma. Una storia che è più emozionante, più importante di Spartacus o delle Termopili o uguale alla guerra di Troia, perché si decise in quello scontro tra l'Italia e Roma, si decise la storia del mondo. E questo libro racconta la storia di un nonno, che è Gavio Papio Mutilo Lembrato, che va a recuperare suo nipote, che aveva salvato dalla strage di Silla, perché dobbiamo raccontare poi la fine, no? dei Sanniti, che furono fatti oggetto di strage e di genocidio da parte di Silla, uno dei peggiori criminali della storia. Allora, suo nonno, questo nonno, Lembrator dei Sanniti, è andato a recuperare suo nipote e in qualche maniera lo costringe a compiere un viaggio. E lo costringe a compiere un viaggio verso il Sannio, da Roma, dove lui risiedeva. Questo ragazzo credeva di essere romano e scopre invece di essere sannita, con suo grande dolore, con suo grande shock. E il nonno gli chiede 6 mesi del suo tempo per accompagnarlo al morire nel Sannio. In realtà vuole fargli scoprire la storia della sua vera famiglia, la storia del suo popolo, ucciso e sterminato dai romani, da Silla, e questo ragazzo compirà un viaggio a ritroso e recupererà la sua identità. E nel frattempo racconta ai lettori la vera storia dello scontro tra Italia e Roma, fra i Sanniti e Roma. Quindi Vitellio è il romanzo madre, è il romanzo che tutto racconta e che tutto contiene e che anche tutto finisce, Vitellio. Invece, il Con Figli del Toro, il mio secondo romanzo, inizia una trilogia che è un prequel di Vitellio. L'intera trilogia sarà un prequel di Vitellio e racconterà la guerra sociale e la nascita di Italia e la scomparsa dei Sanniti e la nascita di Italia. Sono già stati tradotti o ci sono piani per tradurre questi libri in inglese? Vitellio è stato tradotto in polacco e tra poco verrà edito in Polonia. Purtroppo non abbiamo ancora una casa editrice anglosassone, inglese o americana, che ha chiesto di tradurlo. Abbiamo fatto fare delle prove di traduzione, abbiamo circa 60 pagine tradotte per presentarlo a case editrici anglosassoni, ma la notizia è che esiste un soggetto per un film di Vitellio in inglese. C'è un'ultima cosa che tu volevi dire prima di chiudere? Sì, allora voglio mostrarvi la fine della storia, non del romanzo, ma della storia vera. Dopo 3 anni di guerra, della guerra sociale, dal 91 all'88 avanti Cristo, Roma e Italia erano veramente stanchi, perché ci furono 300.000 morti. E quindi successe che la guerra finì in qualche maniera, ma Roma era stata costretta a dare la cittadinanza agli italici. Sì.
solo che una parte di Roma, i conservatori, non voleva i Sanniti, soprattutto Silla. Lucio Cornelio Silla odiava i Sanniti a morte. Aveva in mente di uccidere tutti i Sanniti e così fece. Dopo aver vinto la guerra contro i democratici, mandò nel Sannio un intero esercito cercò di fare genocidio dei Sanniti che avevano osato creare uno Stato contro Roma e quindi avevano osato creare Italia. I Sanniti avevano osato avere l'idea di uno Stato indipendente contro Roma, Italia. Cioè, diceva Silla che se anche un solo villaggio sannita fosse esistito, Roma non sarebbe mai stata tranquilla, perché i Sanniti avevano la libertà nel loro stesso sangue. E quindi cercò di sterminarli, ci riuscì quasi, e addirittura voleva la scomparsa dalla memoria del popolo sannita, dalla storia, la damnatio memoriae. Questo è il motivo dei miei romanzi, salvare la memoria dei Sanniti, che era un popolo che invece tutti stimiamo per il loro amore per la libertà. Ma alla fine, vediamo come finì. Silla morì, per fortuna anche i dittatori peggiori muoiono, e allora Roma capì che doveva unirsi culturalmente, politicamente, definitivamente con gli italici. E creò, quando Silla morì, questa moneta. Ecco Italia, che era l'ex nemica. Ecco Roma, honos et virtus, onore e virtù. Roma, eccola qui. Questa è Italia, con la cornucopia. Questa è una dea sannita, la dea dell'abbondanza sannita. Questo è il simbolo della pace. E le due donne, Italia e Roma, si stringono la mano, si guardano negli occhi e si riconoscono reciprocamente dignità, onore e virtù, e si fondono. Italia e Roma da questo momento ebbero una storia comune e Roma poté conquistare l'impero con più forza. Naturalmente questa Italia rappresenta tutti i popoli italici, non solo i Sanniti, che purtroppo sono stati i martiri di questa storia. Sono stati i martiri della libertà. Sono donne, per me come donna mi emoziona molto vedere ogni volta questa moneta, bellissima. Allora, ringrazio per questa intervista e spero veramente che adesso con tutte queste informazioni si capisca la storia dell'unificazione d'Italia, che è ben precedente a quella che i libri narrano e che quindi, diciamo, è soprattutto la storia dei Sanniti che volevano unificarla molto prima. Io ringrazio di questa opportunità di aver potuto raccontare al pubblico di Bob questa storia e invito ovviamente tutti gli italoamericani, ma anche chiunque sia interessato alla storia profonda dell'Occidente e dell'Italia in questo caso, perché questa è una pagina sconosciuta che solo sugli Appennini di Molise e Abruzzo può essere conosciuta. La storia profonda delle radici di Italia e di Roma. E grazie. Yes, absolutely. People need to visit. Dice, avranno bisogno anche di vederli questi luoghi, quindi dovranno visitare. Un'altra sorpresa dell'Italia, perché l'Italia è piena di sorprese. Well, thanks again. I appreciate it.